20 anni ed è laureato, fa il meccanico, sta montando i freni che il suo capo ha rimediato. Non sono originali, pagati a metà prezzo, che cosa vuoi che cambi? Si chiama Gianni, lavora in macchina da anni, mai fatto un incidente, mai fatto danni. Fuori piove, super strada, super tranquilla, davanti a lui un camionista beve birra. La schiuma esce, il camion gira, Gianni frena, ma è solo la sua vita che si ferma. Un'altra storia vera, un'altra moglie in pena. Si chiama Enzo, sta all'ospizio, claustrofobico, non gli basta mai lo spazio. Per stare bene prende un farmaco, per stare male ci vuole un attimo. Si chiama Barak, è senegalese, ha un posto letto per 100 euro al mese, in un appartamento in periferia di Firenze, 30 persone, 4 finestre. Passa la giornata vendendo borsette, perché lui c'ha fame, perché lui c'ha sete. Per questo rischia celle strette e manette, avendo a che fare con certa brutta gente. Non c'ha altri modi, per quello fa così, per quello che una volta al mese scende giù a Napoli. Ad aspettarlo ci sta Peppino, lui c'ha un bel vestito, lui c'ha un bel giro. Gestisce fabbriche illegali in pieno centro, dove si lavora come in un campo di concentramento. Peppino testa alta, soprannome testa di cemento, gli importa solamente del soldo, con il quale a fine mese fa affari a Bari con un certo albanese. Lui procura bianca, lui procura armi, lui procura sogni per uomini d'affari. Si chiama Umberto, lui c'ha una figlia, fa il finanziere a Reggio Emilia. Sta seguendo una bella pista profumata, una banda che gestisce merce contraffatta. Tutto quanto è pronto per la retata, Umberto entra, loro iniziano a sparare all'impazzata. Un'altra famiglia spezzata, un'altra storia vera, per nulla contraffatta.